sta distruggendo tutto. Ah, lo so, è una peste. Bernie, seduto. È che dobbiamo iniziare a fare le riprese. Bernie, fai il bravo. Seduto. Bernie, seduto. Tu dirai seduto col freddo, però io te lo chiedo per favore. Seduto. Seduto. Bravo. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sui nostri canali. Come vedete, quest'oggi è una puntata un po' particolare, vero Lorenzo? Cosa andremo a fare? È vero, oggi Andrea ci sfideremo, anche se è una sfida dove non potrà vincere, a riconoscere e scoprire impronte di animali sulla neve. E per farlo ci siamo portati dietro i nostri due amiconi. E come vedete, quello che non sta mai fermo un attimo e ha già distrutto tutto il set è il piccolo Bernie. Quanti mesi ha? Bernie ha poco più di 2 mesi. Però è già un segugio formidabile, infatti ha già trovato qualcosa probabilmente. Quindi andremo a vincere. Qui abbiamo Eddie, invece, detto anche Putrido Merdoso. Un soprannome non glielo ho dato io, l'ha dato il suo stesso proprietario. E speriamo che con i loro nasi ci aiutino un po' a seguire e a trovare le tracce. Va bene, ma detto questo, non perdiamo altro tempo. Seguite il video in entrambi i canali, perché per sapere chi ha vinto dovete vederli tutti e due, giusto? Sì, perché non andremo insieme, ognuno ovviamente prenderà la sua strada e che vinca il migliore, in bocca al lupo. Il migliore. Adesso questa prima parte la faremo uniti, prima di arrivare al punto in cui ci divideremo. Eddie, non ti farai mica battere da quella pulce, eh? Tu hai 7 anni alle spalle, quello neanche 2 mesi, no dai, neanche 3, non 2. Hai capito? Va bene, dai, andiamo, va. Vediamo prima di tutto come affronterà il primo ostacolo ufficiale prima di immergerci nel mezzo del bosco. Wow, tra l'altro che meraviglia, tutto ghiacciato. Eddie, qui è un bel salto, eh? Allora, facciamo così, che adesso per forza di cose devo saltare, quindi ti sciolgo un attimo e vado. Siamo pronti? Bravo, te vai. Vabbè, è troppo facile così. Va bene, permesso. Ta-dan! Neanche un piede in ammollo. Vada buon uomo. Io ho saltato con la videocamera in mano, sì. No, sono solo cresciuto lungo il fiume. Io prima sono caduto. Con le leggi di Sparta. Io prima sono caduto scendendo dalla macchina, quindi è meglio se non saltare. Sei caduto scendendo dalla macchina, io ho fatto il video e lo aggiungerò ovviamente al filmato. Oh, che bella pozza da ululone fra qualche mese. Allora, la vera sfida inizierà da qui in poi, visto che abbandoniamo il paese ed entriamo proprio al confine con il bosco in aperta campagna. Ecco, mentre si sta allontanando, andrà per la sua strada. Purtroppo non sto sentendo le sciocchezze che sta dicendo, ma Eddie, cosa dici? Vuoi mangiarti Bernie? In un sol boccone? No, sei troppo buono. Hai preso solo morsi dalla tua vita. Andiamo di qua, va là. Eddie, dai, seguiamo quest'altra pista interessante, perché qui c'è una traccia chiara. Vieni, Eddie. Allora, lo so che sei così bravo che mi stai sempre dietro, mi lasci fare l'alfa, però vorrei anche riprenderti. Allora, chi è che è venuto qui a fare un giro in largo? Non si capisce molto, perché purtroppo la neve è ghiacciata. Ecco, adesso dove c'era l'unica impronta, ovviamente testone, ci sei andato sopra. Oh, qui ci sono solo esclusivamente tracce di animali. Nessun essere umano, a parte noi, è venuto in questi luoghi dopo la nevicata di 3 giorni fa. In alto è caduto oltre
40-50 centimetri di neve, qui un po' di meno. Guardate, qui c'è un passaggio chiaro e tondo fino al fiume, e vediamo un po' chi può essere stato. Questa è l'impronta di Eddie. Vengono tra l'altro dal campo, da quassù, quindi probabilmente anche qualche ungulato che è saltato, però si fa molta fatica a capire. Questa è la schiena del putrido. No, direi che al momento rimango su ungulato, ma non si capisce nulla. Andiamo avanti. Sei un putrido, sei un putrido, sei un putrido. Ecco, mi ha anche sporcato l'obiettivo. Ecco un altro bivio che porta giù il fiume. Stessa scena di prima, vedete che si vede dove sono passati, che manca la neve. Tutto giù di lì. Per bere o per passare oltre nell'altra sponda, chissà cosa saranno, ma rimaniamo su ungulati, ma di qui anche tassi istrici, lupi ci possono passare, perché no? Ah, guardate da dove scendono, infatti, questo è fresco fresco, eh. Ah, qui si vedono anche, bravo Andy, annusa, si vedono anche le strisce, ecco qua, infatti sì, delle unghie, quindi qualche cervide o cinghiale, ma non possiamo esporci di più. Oh, guardate qui invece, bella, ci sono le 5 ditine dell'impronta del tasso, e vi giuro che purtroppo non ci sono testimoni, l'avevo appena pensato. Vedete, guardate qui, larga all'incirca 5 cm. E si vedono una, due, tre, quattro e la quinta, che in realtà adesso qui è rimasta male impressa, impronta proprio del nostro amico Tasso. Ah, anche qui c'è qualcosa di interessante, questa zampettina, vedete, che sembra quella di un gattino però con le unghie. Questo potrebbe essere ad esempio una faina. E un'altra che scende invece qui di fianco, più grande, questa qui direi che è una volpe. Molto, no, proprio la neve sopra, ecco come averla rovinata. Ma mi è difficilissimo riprendere con il tramonto, quindi che c'è poca luce, e con la neve, perché se si aumenta la luminosità la neve si brucia, se si abbassa la luminosità diventa buissimo, quindi è veramente una fase complicata. Mu mamma, quanto è freddo! Guardate che roba, tutti ghiaccioli, che meraviglia! Ma sono grossi, eh? Adesso magari non rende l'immagine, saranno almeno 30 cm di lunghezza e 5-6 di spessore. Quel tronco laggiù poi è completamente ghiacciato, ma veramente pazzesco. E questa pista, vediamo un po', così strana, tutta diagonale, si è svincolata dal sentiero principale per andare dagli arbusti. Direi che potrebbe essere una volpe, perché si vede, anche se molto male, vedete questa sagoma che assomiglia molto a quella, Eddie non me la distruggere, è di un piccolo cagnolino, però vedete è più stretta e più allungata, come tipico della volpe, e soprattutto non è profonda, quindi questo sta a indicare che non era pesante o comunque non aveva unghie da poter sprofondare, come ad esempio nei caprioli, daini o cervi. Oh, qui non ci sono tracce, ma direi che è abbastanza chiaro che sia stato, vedete? Questa è una bella sgrufolata di cinghiale, ma chi è questo? Questo non è mio, questo è un oppositore, tu non dovevi essere qui, fila via. Questo è, vedete, qui si vede dove è andato a cercare magari qualche radice, qualche bulbo. Ha distrutto tutto, bravo Eddie, annusa, e chissà cosa si è pappato, magari anche qualche vermetto, però secondo me qui
arrastolato soprattutto proprio per i tuberi. E questa? Questa potrebbe essere una traccia molto interessante, eh? Questo qui potrebbe essere un topolino, perché è una striscia minuscola, è larga veramente un dito, e vedete? Si infila qui, proprio trrr, guardate, è passato da qui sotto, c'è proprio il buco, e va a infilarsi lì dentro, in questo buchinino qui minuscolo, che è grande veramente poco più del mio dito. Quindi direi che potrebbe essere un topo, un'arvicola. Che bello. Il problema della neve è che, come vedete, si vedono tantissime impronte, tantissime tracce, però ovviamente che rimangano ben impresse è veramente complicato. Poi se gela o si scioglie è veramente difficile, ma questo rende ancora più gustosa la sfida. E invece vedete, questa è la tipica impronta del putrello merdosello, è proprio la sua, la riconoscerei occhi chiusi sempre. Qui c'è una bellissima traccia, tra l'altro con questa luce del tramonto, meravigliosa, e vediamo un po', cinghiale. Cinghiale perché si vedono i due speroni che si trovano dietro alle due unghie. Ecco, guardate, qui si vede molto bene, li vedete, questi due sono gli speroni che si trovano subito dietro alle unghie e sono posti diagonalmente, vedete, uno in questa direzione e uno in quest'altra direzione. Eddie, no, no, vai più là. Se fossero stati di cervide si sarebbero trovati sempre qui dietro, ma avrebbero lasciato due fori verticali, non obliqui come in questo caso. Bene, un'altra portata a casa. Oh, che bel sentierino. Qui c'è un incrocio, quindi luogo bello anche per un lupo. Qui ci sono delle piccole impronte tondeggianti che sembrano quelle di un cagnolino in miniatura, ma direi che si tratta di una volpe. Mentre poco più avanti ecco un'altra improntina, e questa è di cinghiale. Si vedono benissimo i due speroni a V laterali che si trovano dietro all'impronta principale. E sono andati giù di qua per attraversare il fiume, ecco qua. Ui là, ripreso. Stavo per fare un bel volo, ma... Ah, e invece qui, ah, delle tracce chiare, fresche. Questi qui, vediamo di aumentare un po' la luminosità, che è complicatissimo perché rischia di bruciare la neve poi. Ecco qua, questi sono escrementi di capriolo, piccolissimi, tondi. Quindi fra queste impronte eccone una, quindi probabilmente questa qui dovrebbe essere, no, non è vero, si vedono gli speroni laterali, quindi è cinghiale anche questo, però qui da qualche parte in questo mix c'era, perché ormai il putrido le ha pestate tutte, un'impronta di capriolo. E adesso questo... Oggi non si riesce a stare in piedi. Hai salvato il cane almeno. Ho salvato la il macchina cane, fotografica, macchina. Ma insomma... Ho salvato perché... ogni cosa. Vabbè, quella sull'asfalto ha fatto più male. Sì, dai. Santo Dio. Bernie, ma chi ti porta? Guarda lì, è scioccato, beh. È scioccato, è scioccato. Ce la faremo, ce la faremo. Guardate qua che bel boschetto di faggi. Ci troviamo infatti sui 1000 metri di quota, che è un'altezza idonea per questa pianta, che di solito nell'Appennino Toscoromagnolo inizia a trovarsi sporadicamente sui 600 metri per poi diventare dominante sopra gli 800. Ed ecco quelle che sono chiaramente impronte di volpe. Guardate, qui si vede bene la zampina. E dico di volpe, non di gatto, perché per quanto uno potrebbe anche scambiarle volendo per quelle del gatto selvatico, che in realtà sono più piccoline, però si vede molto bene praticamente l'unghia, che nei felidi non rimane quasi mai impressa nell'impronta.
Quindi questa è una volpetta che stava andando verso il bosco. Urca, qui è successa una cosa molto interessante. Allora, queste sono impronte molto probabilmente di lepre. Infatti hanno la sagoma T, anche se si è un pochino allargata. Arrivano fin qui e poi improvvisamente, tada, spiccano il volo. Queste sono le mie impronte e proseguendo per, insomma, la linea retta. Quindi vuol dire che dovrebbe essersi fermata qui. Se non fosse che guardando la direzione delle dita va verso di là. Quindi vuol dire che... che salto ha fatto? Perché... Caspita, sono almeno 2 metri. Invece qui cos'è che abbiamo? Non so, ma secondo me queste qui sono impronte di uno criptozoo selvatico. Vediamo la dimensione dello scarpone. Io porto un 43/44, questo è almeno 2 numeri in più del mio. Quindi sì, direi che abbiamo identificato questa rara specie endemica e insomma veramente rara da trovare, parente, non ci dimentichiamo ovviamente, del Bigfoot, però diciamo che il criptozoo si è più evoluto e utilizza degli scarponi. Oh, cosa abbiamo laggiù in quel bel canalone? Proviamo a scendere senza magari ucciderci. Ma qui gli anni e anni di risalite fin da bambino nei boschi per fortuna servono, oltre che ovviamente un'ottima suola, perché altrimenti si può essere esperti quando si vuole ma si finisce per terra. Qui ci sono diverse sagome, però non si capisce assolutamente niente di qualcosa che è venuto a bere a questo ruscellino. Guardate qui che bellini questi funghi, funghi del legno. Vediamo cosa abbiamo qui. Ah, troppo spappolato, però no, non me la sento di espormi. Ma guardate là che meraviglia. Ah no no, qui ci vado senza staccare l'immagine. Wow, che spettacolo. C'è un faggio gigantesco che è cresciuto praticamente sopra questa roccia, dalla quale sbuca un ruscello. Mamma mia, wow, c'era una falla a terra. Guardate che roba, guardate che meraviglia, che meraviglia. Chissà se rimane anche in estate quest'acqua, forse sì, perché vedo che c'è tanta sabbiolina fine a terra. Wow, che spettacolo! Ecco, un bel posto dove fermarsi a fare un bel picnic l'estate. Magari non proprio lì sotto, visto che qualche roccia si stacca ogni tanto, ma che spettacolo! Adesso non posso non assaggiare questo. Ecco, c'è rotto. Ah. Ecco, vedete, sullo sfondo si vede il campo senza neve, perché sono dovuto scendere un pochino più a valle, perché in alto la neve era troppo ghiacciata e si trovavano pochissime impronte, o quantomeno non si riuscivano veramente a decifrare. Qui invece, dove la neve è un pochino più sciolta, qualcosina si riesce a vedere. Oh oh oh, guardate che bella questa, finalmente sul fango un'impronta più degna. Siamo sui circa 6-7 cm. Le punte sono rivolte verso l'interno.
come se si baciassero, fra virgolette, e quindi potrei supporre un maschio di daino, poiché se guardiamo le impronte dei daini hanno proprio le punte rispetto ad esempio al capriolo o al cervo, che tendono a proprio toccarsi sull'apice. E là là, guardate che bella, questa potrebbe essere proprio una tipica impronta di lupo da manuale, perché siamo all'incirca sui 10 centimetri e guardate, qui c'è proprio l'impronta del ponte carnoso, che è questo ponte di carne che collega i due polpastrelli anteriori, ed è tipico proprio del lupo, anche se a onore del vero una singola impronta non basta per capire se effettivamente si tratti di un lupo o di un cane, perché a volte ci sono alcune razze di cane che hanno proprio questo ponte carnoso. Bisogna vedere l'andatura, poiché i lupi, come in questo caso, tendono ad andare in maniera rettilinea e pestarsi le impronte. Ad esempio qui guardate, si vedono due impronte, una è qui e l'altra è questa, sovrapposte. Tra l'altro questa qui di fianco è un'impronta di tasso. Ancora la mascherina alzata, forse si sentiva la voce più battata. Questa qui è un'impronta di tasso. Una, due, tre, quattro, cinque ditine, piccola, corta. Quindi due belle scoperte assieme. Lupo che si pesta le impronte e tasso. Mamma mia che freddo, vieni, c'è guato, no, non schizzare adesso, no, che... mamma mia, ogni volta che ti sciolgo devo fare la ripresa finale, devo fare la ripresa, vieni qui, vieni qui, aiuto, te sei pazzo, sei un putrido pazzo, sei pazzo, sei pazzo, Eddie, devo fare il video finale nel quale dico che ho umiliato Lorenzo Rossi. Se te fai così, finalmente sono riuscito a sedarlo, però guardate come mi tocca fare questa ripresa finale col suo bel sedere e dire questo è il mio risultato. Qui vedete le varie impronte che ho trovato, quante specie diverse, grazie al fiuto anche di questo putridone. Chissà quante ne avrà trovate Lorenzo con l'aiuto di Bernie, quindi se volete scoprire chi sarà il vincitore andate sul suo canale, ovviamente iscrivetevi a entrambi, se non l'avete ancora fatto ve ne saremo grati. E niente, grazie davvero di essere stati con noi. Eddie, dai, almeno per la fine fai vedere la tua faccia psicopatica. Noi ci vediamo alla prossima puntata, non mancate. Non riesco a muovere le gambe.